Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, amante della vita, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Oggi, 24 marzo, ricorre la 31ª giornata dei missionari martiri. La Via Crucis che celebriamo questa sera è dedicata alle missionarie e ai missionari martiri. La celebrazione è collocata nel giorno dell'uccisione di Monsignor Oscar Romero, avvenuta nel 1980, a memoria del suo impegno al fianco del popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario, incurante della sorte dei più poveri e dei lavoratori. Il tema di questa giornata è di Messarete Testimoni, la chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo, ovunque vadano, dovunque siano. Fratelli e sorelle, riconoscendoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. A ogni invocazione diciamo insieme: canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, per ogni volta che non siamo stati scintille d'amore per illuminare i tanti cuori feriti del nostro tempo. Canterò in eterno l'amore del Signore. Perdonaci, Signore, per la nostra disobbedienza alla Tua parola. Canterò in eterno l'amore del Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non abbiamo saputo diffondere il Tuo messaggio d'amore che è salvezza per il mondo. Canterò in eterno l'amore del Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso. E le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Signore Gesù, donaci di capire
che metterci sulla pelle la camicia dei poveri vale più che lasciarsi scorticare vivi per loro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era solo inimicizia. Signore, tu hai detto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Aiutaci ad accoglierlo nella nostra esistenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Terza stazione. Gesù cade la prima volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Nei momenti di desolazione ti chiediamo, Signore, di essere con noi nell'ora della prova e della sfiducia, per poter proseguire nel nostro cammino.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Maria, aiutaci, perché nella brevità di un sì detto all'unico ci sia dolce perderci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Stazione. Il Cireneo è costretto a portare la croce di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Aiutaci, o Signore, a camminare con gli altri, prendendo su di noi le loro difficoltà e vivendole assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Insegnaci, Signore, a guardare con i tuoi occhi, quando non riusciamo a vedere oltre le nostre problematiche, quando ci troviamo di fronte a situazioni di ingiustizia, quando sentiamo di perdere la fiducia in noi stessi e negli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Beati voi quando gli uomini vi odieranno,
e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Signore, quando ci sentiamo feriti nell'amore, fa che ricordiamo le tue parole, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Disse Gesù: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me. Piangete piuttosto su voi stesse e per i vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? O Signore, la visione del Tuo volto ci aiuti a rientrare in noi stessi e a piangere sui nostri no all'amore e al prossimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nona stazione. Gesù cade la terza volta.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è andato per il regno di Dio». Aiutaci, Signore, a capire che la nostra storia crocifissa è già impregnata di risurrezione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Perdonaci, Signore, per tutte le volte che eri nudo e non ti abbiamo vestito, eri forestiero e non ti abbiamo ospitato, eri malato in carcere e non ti abbiamo visitato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» L'altro, invece, lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei stato condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni?» Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Infondi in noi, Signore, la convinzione dell'amore infinito che perdona e che salva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù,
gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Signore, aiutaci a non fuggire di fronte alle difficoltà della nostra vita. Resta accanto a noi nell'affrontarle e nel superarle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della preparazione, e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme a lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Signore, insegnaci a vedere oltre la croce la gioia, oltre la morte la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti preghiamo, uomo della croce.
Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Di fronte al sepolcro che custodisce il corpo di Gesù, non perdiamo la speranza, certi della risurrezione. Rinnoviamo la nostra fede nella gioia di essere missionari della buona notizia che è Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Abbiamo percorso questo cammino della croce in una serata particolare, perché siamo ai primi vespri della festa dell'Annunciazione. Ci ricorda questa festa che fra 9 mesi esatti è Natale, e uno dei motivi che accompagnano questa festa, questa solennità, è il fatto che il Signore viene, Gesù viene per compiere la volontà di Dio, per compiere la volontà del Padre. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. No, questo è il motivo dell'incarnazione. E Gesù, davanti alle difficoltà, davanti alla croce, non scappa. Dice nel Vangelo di Giovanni, dice: io dovrei chiedere di essere liberato da quest'ora, ma proprio per questo sono venuto. È venuto per dare la vita, è venuto per testimoniare l'amore di Dio che dona tutto se stesso per ognuno di noi. E mentre dona la vita, nel momento in cui si appresta a salire i tornanti che portano sul Golgota, i tornanti del Calvario, lui nell'ultima cena dice: come ho fatto io, dovrete fare anche voi. E
questa espressione mi fa riflettere perché tanti si lamentano della loro vita, della loro condizione. Io vengo in chiesa sempre, qua e là, e me ne capitano tutti i colori, e tutti a me, è possibile che il Signore ce l'ha con me? Ci dimentichiamo quello che Gesù ci ha detto. Se hanno trattato così il legno verde, che ne sarà del legno secco? Non siamo mica verdi noi, siamo secchi anche quando pensiamo di essere verdi. Ma non solo stasera, e sono i primi vespri della festa dell'Annunciazione, e anche il giorno anniversario della morte di Monsignor Oscar Romero, 1980, sono passati 43 anni. È un martire dei nostri tempi, è un martire che è vicino a noi. Questo ci dice che non è storia il martirio, non è qualcosa che riguarda il passato. La testimonianza della vita cristiana ci riguarda, riguarda le nostre vite. Le nostre vite che siamo chiamati a vivere nell'oggi. C'è una frase bellissima che vi riporto, non è di un cristiano, ma è del Dalai Lama, il quale dice: ci sono solo due giorni all'anno in cui non si può fare nulla. Sono solo due giorni in cui non si può fare nulla. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Quindi oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e soprattutto vivere. Oggi. C'è un salmo, Salmo 2, che dice: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, oggi. La dobbiamo smettere di vivere o nel passato o nel futuro. Dobbiamo vivere nell'oggi. Oggi questo tempo ci è dato per fare la volontà di Dio. Oggi questo tempo ci è dato per amare. Oggi. Il passato non c'è più e il futuro è da costruire. Anche Paolo nella lettera ai Filippesi dirà: io non ho ancora raggiunto la meta, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle, cioè il passato, e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta. Corro, oggi devo correre, oggi, non domani, non ieri, oggi. Oggi il Signore mi regala questa vita, oggi il Signore mi regala questo momento perché io possa testimoniare l'amore. E io posso testimoniare l'amore di Dio solo se ne ho fatto esperienza. E non è detto che io sia venuto tanti giorni a messa, ho fatto tante via crucis, sono stato tanti anni e abbia davvero sentito, provato, toccato l'amore di Dio. Perché se l'avessimo sentito, provato, sperimentato, non ci comporteremmo come ci comportiamo. Saremmo persone solari, saremmo persone piene di gioia, perché l'amore dà gioia, l'amore riempie la vita, l'amore risplende di luce. Quel rosso che sta sulla croce oggi, quella stola rossa, è la stola del martirio, della testimonianza, è la stola del sangue, ma è la stola anche dello spirito, dell'amore, dell'amore di Dio. Quello spirito che deve toccare i nostri cuori, perché quei cuori, da cuori di pietra, oggi possano diventare cuori di carne.
Preghiamo insieme dicendo: aiutaci, Signore, ad essere tuoi testimoni. Aiutaci, Signore, a essere tuoi testimoni. Signore Gesù, tu che sei amore, giustizia e misericordia infinita, riempi i nostri cuori del tuo Santo Spirito. Insegnaci a seguirti e ad amarti come meriti. Benedici le missioni e di missionari di tutto il mondo. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a essere tuoi testimoni. Signore, fa di noi umili operai della tua messe. Dacci la forza per portare avanti la missione, la perseveranza per testimoniarti con la vita e un cuore nuovo per poter amare. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a essere tuoi testimoni. Signore, donaci una vita missionaria nell'umiltà e nella semplicità, pazienza nelle prove e sorriso nelle croce. Donaci sogni di pace e occhi pieni di amore per gli ultimi del mondo, perché dalla nostra testimonianza possano scoprire tutti il tuo infinito amore. Preghiamo. Aiutaci, Signore, a essere tuoi testimoni. O Dio della vita, che per amore del tuo popolo, che per amore di ciascuno di noi, ti sei fatto uomo e ti sei consegnato sino al supplizio della croce, sconfiggendo la morte con la risurrezione, aiutaci a non tacere davanti a ogni forma di male verso l'uomo, ma donaci la forza e il coraggio di donare la vita per diventare autentici testimoni del tuo regno di amore e di giustizia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E allora sono forte perché